Il viaggio del Papa alla scoperta degli ultimi continua. Venerdì 10 luglio, ultimo giorno per lui in Bolivia, sarà dedicato alla difesa degli esclusi, degli abbandonati, dei poveri. La visita di Francesco al penitenziario di Palmasola, la più grande e sovraffollata prigione del paese, che ospita oltre 5.000 persone, deve essere interpretata come la predilezione del Papa per le periferie esistenziali dell'umanità. E Palmasola ne è di certo un esempio, carcere tra i più duri e dolorosi dell'America Latina, dove all'interno ci sono anche parecchi bambini, poiché la legge boliviana consente alle mamme recluse di vivere con i loro figli se inferiori a 6 anni e 5 detenuti su 4 sono in attesa di giudizio. Papa, io le pediria che... Vorrei chiedere a Papa Francesco che sia fatta giustizia rapida, perché ci sono innocenti qui dentro e criminali per strada. La visita di Papa Francesco in Bolivia avrà anche un po' il sapore dell'impresa, contro le distanze, l'altitudine, l'aria rarefatta, contro le difficoltà fisiche. Per Bergoglio raggiungere città come El Alto e La Paz, a 4.100 e 3.600 metri di altezza, in alta montagna, non sarà cosa da poco e ci resterà solo per 4 ore. Sulla Papa Mobile sarà installata per ogni evenienza una bombola di ossigeno. La Chiesa boliviana ha avuto poco più di 3 mesi di tempo per prepararsi a questo incontro. Giovedì mattina l'unica messa pubblica a Santa Cruz de la Sierra, davanti all'icona storica del Cristo Redentore, dove sono previsti 2 milioni di pellegrini. Nel convento di Coroico si lavora da giorni alla realizzazione delle ostie. Saranno infatti più di 600.000 le particole che verranno distribuite ai fedeli. Simboli e suggestioni, anche questo fa parte di un viaggio apostolico così particolare e dunque i colori delle zebre, il bianco e il nero, sono stati scelti come segno della ritrovata unità di un popolo.